Ok, nuovo capitolo di Dead Space 3. Andiamo avanti. Isaac, eccoti. Siamo di sopra, a livello d'osservazione. Diavolo è questa roba? Una pessima notizia, ecco cos'è. Meraviglioso. Gli scienziati lo chiamavano Nexus. Pensavano che questi grandi esemplari agissero come canali per il segnale di controllo della macchina, trasmettendolo alle forme più piccole. Quindi? Credo che abbiano trovato la macchina risalendo all'origine del segnale, usando i gangli nervosi nella creatura. Cioè, aspetta, dobbiamo entrare in quell'affare. Sì, questa è un'opportunità straordinaria. Straordinaria. Quello schifo è congelato. Come ci entriamo? Gli scienziati avevano degli scambiatori di calore. Prova ad accendere. No, non funziona. Dovrebbe esserci una fornace sul tetto. Se la trovo, possiamo farla ripartire. Isaac, fai attenzione là sopra, ok? Sì, attento a non farti male. Grazie Norton, grazie. Registro personale, dottor Earl Serra. L'esperimento Nexus è... beh, incredibile. Abbiamo estratto due esemplari quasi perfetti e gli uomini stanno lavorando incessantemente per il resto. Siamo... vediamo un po' che tuta è. Vediamo un po' cosa ci abbiamo qua. Cos'è sta roba? Sembra tutta una nerd. No, sul serio. È una tuta da nerd. Ma dai, Isaac, ma che lucine che c'è tutte in faccia, ma che roba è, che roba è? Dai, non è possibile. Aiuto! Indietro. Troppo forte sto tagliatore. Vi affetto le chiappe, va. Ho trovato il generatore della fornace. Ora devo solo capire come raggiungerlo. Ricevuto. Ah, mamma mia che vento. Oh oh, ma tanga feroce. Cacchio, ma non mollano sti qua. Oh, headshot! Ah già, questi qua sono necromorti.
Una bella pedata, siamo tutti più contenti. Allora. Bene, però deve fare un po' più caldo. La fornace è attiva. Come sono le cose da... Oh merda. No, non è possibile. Aia. Oh, dietro, oh, dietro, indietro, un Tani, No, mancato. Maledetto. Isaac, stai bene? Ehi, grazie per aver sopportato Robert. Sai, di solito non è così. Norton mi considera un casinista su più fronti, ma avete bisogno di me per la missione, così eccomi qui. Per questo e poi... Beh, speravo che... Ehi, quello è Isaac. Grande, grandioso. Mi state facendo una chiacchierata? Ha chiamato per dire che ha acceso la fornace. Ora sta rientrando. Isaac, a presto. Mamma mia, Norton, non te la freghiamo, Ellie. Forse. Forza! Oh, cacchio, ste porte qua! Isaac, gli scambiatori di calore sono attivi, ma l'esemplare non si scioglie. C'è qualcosa che non va nel meccanismo? Sì, credo sia congelato. Forse potrei sbloccarlo regolando la pressione nelle conduttore. Aspetta. Proviamo, vediamo un po'. È congelato. Vabbè, riproviamo allora. Ah, ecco. Poi vediamo. Eccolo lì. Visto che abbiamo finito, vediamo. Bravo, credo che abbia funzionato. Sì, la temperatura interna sta aumentando e le buone notizie non sono finite. Quali sono? Raggiungi il posto di sorveglianza. Ti spiegherò strada facendo. I necromorfi fungono da tramite per i segnali dei marchi. I ricercatori hanno creato un sensore per rintracciarne l'origine, arrivando alla macchina. E dov'è il sensore? Distrutto, temo, ma ho trovato i progetti per costruirne un altro. So già come andrà a finire. Già? Che appena trovato il sensore, dobbiamo entrare in quella roba e... Ecco. Perché devo sempre fare io il lavoro sporco? Che vita di merda! Qui. Questo è il progetto di cui parlavo prima. Non vedo i componenti necessari per costruire questo sensore. C'è un altro magazzino di ricerca dall'altra parte del campo. Ecco lo schermo. Che ne dici? Vediamo un po'. Hanno modificato un'aguglia della telemetria. Non ho idea di come funzioni, ma con i pezzi necessari potrei costruirne una. Dov'è l'altro magazzino? Inserirò le coordinate del ring. Molto probabilmente sarà tutto chiuso. Ecco. Ho trovato questi codici di accesso. Ci hanno fatto entrare qui. Non
funzioneranno anche con gli altri edifici. Beh, lo scopriremo. A presto. A presto. Spero di riuscire a raccogliere dati sufficienti a... Che ci fai ancora qui? Vai pure. Un attimo, fammi prendere un po' di respiro, non sono mica una bestia, porca vacca. Ma guardate questi qua. Loro pretendono Isaac vai, Isaac fai quello. Oh, un attimo, oh, mamma mia. Ok, Jenny, ho una domanda. Diciamo che questo stupido esperimento funziona e che trovate la macchina. E poi, per caso avete qualche idea di come spegnerla? Beh, l'ammiraglio Graves ha parlato di un codex. Ha detto che era la chiave per controllare la macchina. Sì, sono riuscita a decifrare molte note del dottor Serrano. E lui parla di qualcuno di nome Rosetta. Sembra sia fondamentale per creare la chiave. Ma vi sentite? Nessuno di voi ne sa più di me in merito a questa stronzata. Se trovo i pezzi per creare un sensore, possiamo trovare la macchina. Poi penseremo alla storia del codex. Incredibile. Ma dai Norton, ma te sei guardato soltanto il lato negativo delle cose, oh. Capito che c'è Danny che è un intero pianeta pieno di questi dannati necromorfi. Però dai, oh, sta andando tutto bene, oh. Vacca, vacca, oh. Ellie, ma come cacchio vado a mettere assieme a sto qua? È un pessimista della madonna. Che cazzo? Oh cazzo! Si sono sgozzati! Coglioni di unito visto. Ma si può essere più scemi di loro? Cioè si sono ammazzati da... Si sono ammazzati! Ma guarda a te sti qua. Qui sono tutti i coglioni di Isaac, te sei l'unico normale, va? E io, va? Ah già. Cosa? Oh oh, ho un brutto presentimento, come se avessi già visto quella brutta faccia. Ah, lo sapevo! Lissonesi! Mannaggia, ci mancava loro! Porca vacca! Arriva Lissonese, arriva Lissonese! Dove sei, bastardo? È morto! Ah, comunque ragazzi, questi qua si chiamano, mi chiamo io Lissonesi. Ah! No! Sardo! Allora ragazzi, adesso vi spiego. Adesso ve lo spiego. Allora, li chiamo Lissonesi, perché? Perché si dice che quelli di Lissunga la crapa dura. E questi qua mi attaccano con le craniate. Capite il senso, adesso? No, vabbè, l'avevo anche spiegato nel 2. Questi qua appaiono per la prima volta in Dead Space 2. Ancora, ancora. Cazzo, quanta statica spengo. Attenzione. Ora carica, 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 carica. Porca. Vada via qui.